Ciao a tutti amori miei, ben ritrovati come sempre nella mia cucinetta piccoletta piccoletta ma piena d'amore. Come state cuccioli? Ben ritrovati nella cucina di tutti. Questa è la cucina delle famiglie italiane e mondiali, africane, giapponesi, brasiliane, americane, la cucina di tutti in tutto il mondo, delle famiglie semplici, di quelle che si vogliono divertire in cucina senza dover andare a trovare i prodotti chissà dove, nel Madagascar, le fragole colombiane, queste cose. Potete usare anche i prodotti congelati, qua nessuno mi ammazza, ok? Quindi in un periodo dove addirittura Biancaneve viene stuprata dal Principe Azzurro, ieri ho visto il Principe Azzurro ammanettato, portato alla Re Bibbia, Geppetto è stato arrestato perché ha fatto Pinocchio senza licenza del comune, ha preso un pezzo di legno senza licenza del comune, il cacciatore del Cappuccetto Rosso ha cacciato il lupo cattivo, però non c'aveva la licenza. Insomma, in un periodo un po' strano, qui troviamo un po' di normalità. Andiamo a fare il mio pollo alte gamme di casa Simone. Vi farò vedere come si ottiene un super pollo con pochi soldi, tanta semplicità e tanto amore. Allora, tegame sul fuoco. Andiamo a mettere un po' di olio extravergine, uno scalogno tagliato in due, i gambi del basilico e tre spicchi d'aglio in camicia. Iniziamo a far soffriggere piano piano tutto quanto. Dopo appena un minuto vado a mettere della pancetta fresca. L'ho tagliata così a cubi un po' grandicelli, senza nessuna grande precisione. La faccio diventare un po' croccantina. Dopo un altro minuto la pelle dello scalogno verrà via da sola. E adesso, quando ci siamo ben insaporiti tutto il tegame, vado a mettere il pollo. Quindi ho tolto anche i gambi del basilico, quindi per questa ricetta qui io uso le alette che mi piacciono da morire. Li sistemo in maniera tale che tocchino tutto quanto il pollo, tocca il fondo, fuoco medio, né medio basso né medio alto, medio, e lasciamo andare così. Sale contato, pepe. Mi raccomando, fate in modo che lo scalogno si caramellizzi, deve essere bello bruciacchiato, tirar fuori il sapore affumicato. Quindi lasciatelo 20 minuti con il coperchio, deve abbrustolire molto bene. Andiamo a mettere un po' di vino, uno schizzo di aceto balsamico, ci butto delle patate novelle tagliate in maniera grossolana, non tantissime patate, così, poi un ciuffo anche di prezzemolo tagliato così, pomodorini. Non ci deve essere la precisione, il pollo al tegame, ragazzi, non ha bisogno di precisione. E quando vi dico che non ci serve precisione, vi faccio vedere un'altra figata. Questi sono i funghi, si spappolano così con le mani, c'è bisogno che li tagliate, che vi mettete lì col coltellino a perdere tempo, niente, tritate, mettete in mezzo così e via. Uno mi è pure volato dietro, ma sa, sì, eccolo qua. Pollo di Simone è pratico, sentite il odore che viene su tra l'aceto, il vino, mamma mia che bellezza. Ovviamente quando mettete pomodorini, sta roba qui, aggiustate poi di sale, mi raccomando. Ultima gettata, una bella botta di spinaci, a coprire tutto quanto. Non vi preoccupate di spinaci perché poi questi vanno a sparire, mi spariscono. E ci metto l'origano fresco del mio orticello, fatto essiccare, poi rosmarino, stesso discorso, tutta roba mia, via, così, un bel po' di basilico, vai, foglioloni grandi, ripeto, aggiustiamo di sale, così, non c'è rimasto niente, attenzione, ragazzi, limone, spremuta di limone, così si tappa tutto e si lascia un quarto d'ora cucinare. Ah, guardate, dopo 5 minuti gli spinaci sono pressoché spariti,
dentro c'è ancora molto molto liquido, quindi si toglie il coperchio, si alza la fiamma e si fa cucinare senza coperchio, così finché tutto il liquido che c'è dentro, quindi il grasso del pollo, il vino, l'aceto, tutto quello che abbiamo messo, non evapora e il pollo deve rimanere bello asciutto, bello croccante, asciutto nel senso buono, insomma, deve rimanere una bella salsina finale e vedrete che sarà davvero gustoso. Allora, eccoci qui, spegniamo il fuoco, ci siamo. Guardate qua che bellezza, guardate che bellezza, bello succoso, saporito, c'è un odore che viene su, bello conditone di tutte le verdure del monto, tutta roba dell'orticello. Se avete un contadino da quelle parti lì vicino a voi, servitevi da lui, perché ragazzi miei, le verdure di orto non hanno rivali. E allora, cuccioli appollaiati, guardate qua che robetta, guardate che bel giretto all'interno del tegame che vi faccio fare. Ah, lo scalogno bello caramellato, guardatelo qui, gli spinaci, il pollo bello rosolato, tutte le verdure che si sono mixate tra di loro per un sapore davvero davvero contadino. Vi ripeto, questo è l'ennesimo modo per valorizzare il pollo, un prodotto economico buonissimo che troviamo tutti i giorni negli scaffali dei nostri supermercati, ma che oggi non si sa perché molto molto spesso tiriamo dritti, perché cerchiamo il carpaccetto, il filetto, la bistecchina, perché io cerco qualcosa, ma che c'è? C'è il pollo, prendi il pollo, non costa niente, con un pollo, poi prendete quelli interi, ve lo tagliate, ve lo fate tagliare al macellaio, ve lo sezionate tutto quanto, mettete le alette da parte, i cosci, i controcosci, il petto, il pollo intero non costa niente e vi dura una settimana, ci potete mangiare in 10, ragazzi, per favore. Valorizzate il pollo, rivalutate il pollo, solo in Italia è considerato un prodotto per quando uno sta male, ma non è vero, non è vero. Mangiatevi questa ricetta qui e tutte le altre ricette di pollo che trovate nella mia playlist del mio canale e poi mi direte, mamma mia, quanto è buono il pollo, non riesco a farne a meno. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta, se avete qualche dubbio io sono sempre disponibile. Condividete, 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 mettete un mi piace, mi fate un favore. Se mettete un mi piace non mi fate un favore. Ciao!